con le pause. Allungarone. Ed ecco la seconda pausa, quella del caffè. Visto che fa un po' freschino, il tè è caldo. Tiepido, no? Caldo. Per me è caldo, per lui è tiepido, siamo proprio d'accordo. Noi anziani. Giusto, per noi vecchietti il tè è caldo. Allora, siamo al lago di Sant'Anna. Più che un lago, cos'è? Cattino. Dillo bene, come lo dici sempre. Cain. Lui, per lui tutti i laghi, a meno che non siano come il lago di Garda, sono caini, che tradotto in italiano vorrebbe dire cattino, quindi un piccolo contenitore. Ecco. Comunque è un piccolo lago, ma non è neanche proprio brutto. E per arrivarci da Auronzo abbiamo preso la strada per Passo Sant'Antonio, sì. E circa metà strada per Padula è qua. Sì. Facciamo due riprese del lago e poi proseguiamo per Padula. Per Padula e andare a mangiare. Padula è una frazione del comune di Comelico Superiore, in provincia di Belluno. Ultimo paese verso nord che confina con l'Alto Adige e l'Austria. Importante stazione turistica nel cuore del Cadore, sia estiva che invernale, a 1215 metri sul livello del mare. Se magna, se magna. Morto di fame. Oh, ora è arrivato tutto. Dopo il pranzo ripartiamo verso Sappada.
provincia di Udine, ma Veneto fino al 2017, dopo l'approvazione del referendum del 2008. Fa ancora parte della magnifica comunità del Cadore ed è il comune più alto del Friuli, 1245 metri, superando Sauris di 33 metri di altitudine. È una rinomata stazione turistica, sia estiva che invernale, con un grande parco giochi sulla neve, adatto per tutta la famiglia. Dal 2017 è uno dei borghi più belli d'Italia. Dopo la breve sosta a Sappada, risaliamo in sella e ci dirigiamo verso casa. Si è fatto tardi e dobbiamo rientrare. Guardate dove si è fermato, a prendersi gelato, perché senza gelato non va a casa, vero? Anche se è tardi. Anche se è tardi, ma ciupa! Senza gelato non si può stare. Ora senza latte. Eh certo. Eccolo là, tutto felice. È contento? Sì, però quello che manca da qua l'ha mangiato lei. L'ho solo assaggiato. Un pochino. Anzi, non ho sentito bene, devo assaggiarne un altro finito. Po'. Vabbè, se aspetto un altro attimo, sì, è veramente finito con te. Il pilota si è rinfrescato con il tanto desiderato gelato, quindi possiamo ripartire verso casa.
A Longarone troviamo come sempre un po' di coda, ma con la moto riusciamo comunque a passare velocemente tra le auto. Infatti poi, per convincermi a viaggiare in moto, mi ripeto ogni volta: vedi che in moto non si fa coda? Prendiamo l'autostrada e visto che non è affatto interessante, ci vediamo a casa tra 3 secondi. 1, 2, 3. Eccoci a casa. Ci salutiamo, andiamo a rivederci. Al prossimo viaggio. Ciao! Ciao ciao ciao!